Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sulla non additività dei volumi di sostanze diverse. Iniziamo subito facendo un esempio. Abbiamo un becher che contiene la sostanza numero 1, rappresentata nel microscopico da queste particelle verdi. La sostanza numero 1, ad esempio liquida, occupa il volume 1. Abbiamo un secondo becher che contiene altro liquido denominato sostanza numero 2, rappresentata nel microscopico da queste altre particelle molto più grandi e diverse chiaramente da quelle della sostanza 1. Il liquido della sostanza 2 occupa il volume 2 all'interno di questo becher. L'operazione che adesso facciamo è quella di inserire e diversare la sostanza 1 nella sostanza 2, di mischiare in maniera opportuna ottenendo una soluzione rappresentata da questa terza situazione, da questo terzo becher, in cui vi è la contemporanea presenza della sostanza 1 e della sostanza 2. Quello che si nota immediatamente, anche a occhio nudo, è che il volume, il nuovo volume, denominato volume 3, non corrisponde alla somma del volume 1 al volume 2. Questo prende anche, viene anche denominata non additività dei volumi dei liquidi di sostanze diverse. Quindi il volume non è una grandezza additiva e vale questo tipo di considerazione. Volume 1 più volume 2 non è uguale al volume 3, ma verosimilmente il volume 3 è sempre un po' minore rispetto alla somma dei due volumi delle singole sostanze di partenza. La giustificazione la possiamo ricavare pensando al microscopico. Infatti, le particelle della sostanza 1 sono impacchettate tra di loro in maniera da occupare il minor volume possibile, ma anche quelle della sostanza numero 2 sono impacchettate tra di loro in maniera da occupare il minor volume possibile, quindi si avvicinano il più possibile tra di loro. Ma come si può vedere, ci sono degli spazi che non possono essere occupati dalle medesime particelle. Questi spazi vengono anche chiamati spazi interstiziali. Questi spazi, tuttavia, possono venire occupati dalle particelle più piccole, che possono andare, diciamo, ad incastrarsi agevolmente in questi spazi interstiziali. E il risultato è quello di diminuire, di risparmiare volume, di diminuire il volume finale. Quindi il volume finale sarà un po' più piccolo rispetto alla somma dei due precedenti volumi, appunto. Possiamo anche ricorrere ad un altro tipo di esempio. Pensiamo di andare in spiaggia e di prendere un contenitore la cui larghezza è 1 metro, altezza 1 metro e profondità 1 metro. Lo riempiamo di sabbia completamente. Avremo quindi 1 metro cubo di sabbia. Prendiamo poi un altro contenitore identico al precedente, che però riempiamo di palline da tennis. Avremo quindi 1 metro cubo di palline da tennis. Ma sappiamo che tra le palline da tennis, così come anche tra i granellini di sabbia, ci sono degli spazi. Quando andiamo a versare il metro cubo di sabbia all'interno, del metro cubo di palline da tennis, non otterremo mai 2 metri cubi di sabbia più palline da tennis, ma otterremo sempre un qualcosa il cui volume è minore, perché un po' di sabbia può agevolmente incastrarsi tra quegli spazi, che purtroppo rimangono vuoti tra le palline da tennis. E questa è un'altra dimostrazione della non additività dei volumi, appunto, di sostanze diverse. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivermi al mio canale. Grazie dell'ascolto e alla prossima!